Ben ritrovati in nuova puntata di Parole, 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 il nostro appuntamento quotidiano con l'approfondimento della lingua italiana. Quest'oggi iniziamo ad approfondire un gruppo di parole che sono accomunate dalla stessa origine, ovvero dal sanscrito. Derivano tutte dal sanscrito, ovviamente poi la stessa parola dal sanscrito è passata al latino e poi all'italiano. Ma andiamo a capire meglio attraverso l'analisi dell'origine proprio il significato di queste parole. La parola da cui iniziamo quest'oggi è bandana. Bandana il cui significato, sapete tutti, è piccolo foulard che si porta annodato in testa oppure intorno al collo. Ma l'etimologia di questa parola ci dice che deriva dal sanscrito e ovviamente significa legame, atto del legare, dello stringere, a sua volta derivato dalla radice verbale band, che significa proprio legare o stringere. Se noi pensiamo al sostantivo italiano benda, a quello inglese bond, che è legame, ecco, dal punto di vista del sanscrito, o meglio del suono, ricordano meglio la parola del sanscrito bandana, perché infatti la radice indoeuropea è la stessa ed è quella che indicava il significato proprio di legame, dell'azione di stringere qualcosa. Ovviamente man mano che poi le varie lingue assumono una parola, prendono in considerazione una parola, ovviamente i significati possono variare, ma sicuramente quello che dobbiamo sottolineare quest'oggi è che il sanscrito entra in ballo in questa parola proprio perché, come detto che in italiano abbiamo benda, come detto che in inglese abbiamo bond, in sanscrito il termine proprio bandana indica non solo l'atto di compiere il verbo, quindi di legare, di stringere qualcosa, ma anche il legame che ne deriva da questa azione e i vari strumenti atti a creare proprio il legame, quindi parliamo di una corda, di una stringa, di un laccio, ecco, di un fiocco, tutti questi strumenti sono accomunati all'interno di questa parola. Come detto, parola che deriva dal sanscrito. Quindi è questa proprio la curiosità legata al termine bandana, ovvero che proprio in questa variante linguistica indica tutta una serie di strumenti. Ovviamente noi poi l'abbiamo presa in prestito, questa parola è arrivata a noi e ovviamente abbiamo assegnato un significato ben preciso, che quindi non è uguale a quello di fiocco, laccio e quant'altro, ma in realtà se dobbiamo rifarci all'origine, all'etimologia di questa parola, ovviamente accomunava tutta questa serie di strumenti che proprio servono per stringere, per creare un legame, per unire due punti. Siamo giunti al termine di questa puntata, io vi ringrazio ovviamente per averci seguito, vi ricordo che potete continuare a scriverci sulle nostre pagine social di riferimento che sono sia su Facebook che su Instagram, Sicilia24 e Spazio Notizia. Potete continuare a scriverci lì i vocaboli della lingua italiana che vi incuriosiscono di più e ovviamente li approfondiremo insieme nel corso delle prossime puntate. Grazie per averci seguito, parole, 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 torna domani!